Allora, lavori in corso sul decreto anticipi, si fa i conti con le poche risorse disponibili, c'è un subemendamento che riguarda il trasporto pubblico locale. Sì, noi abbiamo chiesto che ci sia questa norma di civiltà, e cioè che il Fondo Nazionale per il Trasporto Pubblico Locale venga ripartito sulla base anche del criterio che le aziende, le realtà ferroviarie che operano nel trasporto pubblico garantiscano che i mezzi siano accessibili alla disabilità. Questo è molto importante, è una norma che rivoluzionerebbe un po' perché darebbe un elemento premiante per chi è in grado di garantire percorsi liberi, sicuri e accessibili ai disabili, e stiamo attendendo una risposta dal governo. Mi auguro che non ci dicano di no, perché davvero sarebbe clamoroso rispetto a un'esigenza di modernizzazione e di accessibilità che nel paese c'è.